Nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie. L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'uso dei certificati digitali di Unicità nell'arte di Matteo Flora, docente universitario imprenditore, Adriano Di Luzio, direttore tecnico di Algorand Labs, Claudio Francesconi, capo dipartimento per Pandolfini Casa d'Asta e William Nonnis, sviluppatore full stack blockchain. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sulla Web TV della Camera dei Deputati. Saluto e ringrazio i nostri auditi per essere intervenuti e saluto anche i colleghi, sia quelli presenti sia quelli che partecipano da remoto. Ricordo che dopo l'intervento dei nostri ospiti darò la parola ai colleghi che intendano porre domande o svolgere osservazioni. Successivamente i nostri auditi potranno rispondere alle domande. Ricordo però che l'audizione dovrà concludersi entro le 11:50, poiché alle ore 12, ora in cui è prevista una votazione in assemblea. Chiedo pertanto ai nostri ospiti di contenere il loro intervento in 10-12 minuti, in modo da consentire ai parlamentari di rivolgere eventuali domande. Do ora la parola a William Nonnis, sviluppatore full stack e blockchain, che interviene in presenza. Prego, dottor Nonnis, a lei la parola. Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio la Commissione per questo invito e per questo approfondimento per quanto riguarda appunto gli NFT, il non fungible token. Per affrontare questo cambio di paradigma abbiamo bisogno di conoscere a meglio, diciamo, la cultura della tecnologia. Ecco perché è importante che le istituzioni, come in questo caso la Commissione Cultura sta svolgendo da tempo sotto questo punto di vista, si richieda un impegno a livello scolastico e a livello di istruzione. Valorizzare che cosa? Valorizzare il patrimonio culturale italiano. Per fare questo e renderlo univoco abbiamo a disposizione delle tecnologie. Queste tecnologie, una di queste è l'NFT, questi non fungible token che permettono l'univocità del patrimonio, dell'oggetto, di quello che sia, in modo da rendere e da valorizzare quello che la nazione, l'Italia in questo caso ha. Per poter far funzionare questo bellissimo NFT serve solo ed esclusivamente una tecnologia, un sottostante chiamato blockchain. Senza l'uso di questa tecnologia non possiamo applicare poi l'utilizzo degli NFT. L'NFT in questi ultimi anni, specialmente negli ultimi, diciamo, 3-4 anni, è esploso perché comunque è andato a incidere e a far capire il potenziale del rendere univoco un oggetto, una transazione, un documento, un quello che volete voi. Questo cosa ha portato? Ha portato un'attenzione da parte delle istituzioni a capire come normare, come regolamentare questo tipo di processo. Ecco perché auspico che comunque le commissioni competenti, sia quella tecnologica o digitale che sia, e questa della cultura, insistano sotto questa strada, sotto questo percorso. L'NFT alla fine andrà a rendere univoco un qualsiasi informazione dei cittadini, pensiamo a una carta d'identità, a un documento univoco, a un qualsiasi cosa. Ecco perché tutto questo processo deve partire da un'istruzione scolastica, quindi da una cultura scolastica. La cultura scolastica, secondo il mio piccolo punto di vista, deve iniziare da scuola secondaria, perché comunque i ragazzi oggi sono molto attivi, sono, diciamo, molto smanettoni, chiamiamoli così, sotto questo punto di vista, e logicamente si affacciano più velocemente rispetto agli adulti a questo tipo di tecnologia. Ecco perché auspico che la Commissione Cultura, ribadisco insieme ad altre commissioni competenti, stanzi alla fine dei fondi per poter avviare un percorso formativo. È un processo per un cambio di paradigma socio-culturale. Spero di essere stato il più chiaro possibile, il più brevemente Assolutamente, possibile. grazie dottor Nonnis. Va intervenire adesso il deputato Lattanzio, che è il proponente dell'indagine conoscitiva. Prego, dottor onorevole Lattanzio. Grazie Presidente, grazie a tutti gli auditi. Allora, delle domande che spero, visto anche in poco tempo, possano avere risposta via per iscritto, magari, in modo da darci modo di approfondire. Allora, per il dottor Nonnis, lei ha parlato di una possibilità di rendere univoca ogni informazione, quindi mi interesserebbe capire a quali informazioni si riferisce e andare maggiormente nel dettaglio. E mi interessa il passaggio che ha fatto sull'istruzione, essendo uno dei temi chiave di questa commissione.